Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi andrò a spiegarvi come riparare gli angoli piegati delle carte. Sapete, no? Quando siete lì, magari state facendo una fioritura e nel mentre vi cade un mazzetto. Questo mazzetto cade sul pavimento, batte dallo spigolo e si piegano tutti gli spigoli delle carte. Ecco, oggi voglio farvi vedere un modo per risanare gli angoli delle carte che si sono piegati. È veramente molto semplice e veloce, infatti questo tutorial durerà poco e più che un tutorial direi che è un consiglio di come tenere le carte, come farle durare per più tempo, diciamo. Quindi direi, prima di partire, se volete lasciate un bel pollice in su, ci mettete un attimo, a me fa sempre molto piacere. Anzi, vi ringrazio perché gli ultimi video vi stanno piacendo molto, quindi grazie mille. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina, vi lascio in descrizione tutti i link utili. E niente, andiamo con il tutorial e noi ci vediamo dopo. Ok, eccoci alla spiegazione per come sistemare gli angoli che si sono piegati quando vi cadono le carte a terra, come avete visto prima. Vi dico già che sarà una spiegazione molto veloce, ma perché il processo, chiamiamolo così, è molto semplice e veloce, però è molto efficace. Allora, innanzitutto prendete le carte, vedete, queste sono quelle che ho fatto cadere prima nella clip iniziale. Le prime, ovviamente queste carte sono vecchie, ma ho già preso queste apposta. Allora prendete le carte di cui si sono piegati gli angoli e quello che dovete fare è raggrupparle tutte insieme, quindi queste 15 carte qua circa, e dovete metterle così a metà del mazzo. Ok? Quindi devono avere una parte di mazzo sopra e una parte di mazzo sotto. Le carte con l'angolo piegato le lasciate in mezzo, così. Ok? Adesso quello che dovete fare è fare dei riffle, semplicemente dei riffle, ma vi spiego come farlo. Allora, fate 7 o 8 volte il riffle verso in giù, quindi sull'angolo qui, col pollice, tenete il mazzo nella mano destra, così, e con la mano sinistra fate un riffle, così semplicemente. Uno, e lo fate per altre 6-7 volte. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, va benissimo. E adesso dovete fare la stessa cosa nell'altro senso, quindi con l'indice della mano destra fate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Sempre 8 o 9 volte, ok? Adesso quello che dovete fare è riuscire a fare un faro shuffle, quindi così, ok? Quasi perfetto. Bene, se volete potete farlo 1 o 2 volte. Allora, fate il faro così. Se non siete capaci a fare il faro, vi lascio il tutorial qua nelle schede. Ovviamente con queste carte non viene più perfetto, ma come avete visto sono molto vecchie. Comunque, il risultato è che guardate bene, tutti gli angolini delle carte sono ritornati perfettamente a posto. E come vi ho detto, è molto molto facile. Dovete semplicemente prendere il mazzetto incriminato, chiamiamolo così, ovvero quello che aveva gli angoli spaccati, gli angoli piegati, metterlo in mezzo, fare 8-9 volte o anche 10 il riffle in giù, altre 8-9 volte all'insù, quindi così, e poi fate 1-2 faro per rimettere tutto a posto insieme. Così avete di nuovo gli angolini delle carte come nuovi, semplicissimo. Siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi sia stato utile. Vi chiedo di condividerlo con tutti i vostri amici maghi per farli vedere questo modo per riparare gli angoli delle carte, che secondo me è molto utile perché, come avete visto, funziona alla perfezione. Scrivetemi nei commenti se già lo conoscevate, se già lo utilizzavate oppure se vi è nuovo. Vi chiedo, se volete, di entrare nel gruppo di Telegram, che mi fa molto piacere, e noi ci vediamo martedì con un nuovo video, alle 14 sempre. Ciao ragazzi!